Allora, padre Leonardo, auguri soprattutto per il raggiungimento di questo importante traguardo e un grazie particolare da tutti gli stellani per aver ricordato, diciamo, questo traguardo nella sua terra natia. Beh, per me era doveroso farlo, anche perché ricordo con tanto piacere ed anche con tanta gratitudine i sacerdoti che stavano qui quando ero piccolo, l'arciprete Don Eustachio, Don Angelo, Padre Ferdinando e poi tutti gli altri frati francescani, eravamo 25. Li ricordo tutti con gioia e con gratitudine, perché per me, giovane frate, mi sono stati guida e modello di vita. Ebbene, grazie. Nella sua lunga carriera ha conosciuto pure Padre Pio, sì, è stato vicino pure a Padre Pio. C'è un ricordo particolare di Padre Pio? Ho conosciuto Padre Pio, ma non sono vissuto lì a San Giovanni Rotondo. Però ogni mese da Campobasso, dove risiedevo, andavamo ad dare una mano per sbrigare i sacchi di corrispondenza che arrivavano a Padre Pio. Lui dava un po' le norme generali. Per alcune lettere però si richiedeva la sua risposta immediata e lui la dava. Si riempiva il sacco di lettere di risposta. Prima che quel sacco di lettere fosse portato alle poste, l'incaricato, un anziano, dimentico il nome, passava da Padre Pio e benediceva quelle lettere di risposta. Spesso quelle lettere, la risposta di quelle lettere ottenevano grazie e miracoli da parte di Dio. Un'ultima domanda, come si sente in questo giorno? Dio mi ha dato tanto e credo che stia rispondendo non tanto bene, perché ha tanto amore, ha tanta bontà, dovrei essere ancora più grato. Una cosa però l'ho imparata da Padre Pio: da oltre 40 anni mi alzo la notte all'1:30 o 2 e scendo in chiesa a pregare. L'ho imparato da lui. Ma ce n'è uno che intendo ricordare in modo particolare. Come cappellano di Casa Sollievo ricevo tante richieste di preghiera da parte dei fratelli. Io prometto, dico di sì, però ricordo pure che ogni promessa è un debito e a volte capita anche a noi frati di non avere tempo per certe cose. Quindi rubo tempo al sonno per rispondere alle richieste dei fratelli. Grazie e tanti auguri.